I primi mesi di quell'anno 1843, Verdi li trascorse a Venezia con Francesco Maria Piave, veneziano, poeta e librettista. Venezia è bella anche con questo brutto tempo. Venezia, Venezia, chi non ti vede non ti pressia, ma col bel tempo la si pressia di più. Demo Florian che stiamo caldi. Che freddo. Fa un bel freddo fora. L'Ernani era tratto da un famoso dramma di Victor Hugo. E allora, rivediamo questi Ernani. Oltre l'Ernani, Piave avrebbe scritto per Verdi libretti di ben altre 7 opere. Prego, signori. Ah, amici, cioccolata. Caffè? Mm? Caffè, maestro? Sì, caffè, grazie. Va bene. E Baicoi? Sì, signor. Era un gran compagnone e non era affatto un cattivo poeta, anzi... Fu una vittima di Verdi che disfece e rifece tirannicamente i libretti che lui gli scriveva. Cosa è scritto qui? Guarda, guarda. Ma dov'è la donna che può cantare di fila una cavatina, un duetto e un gran finale, eh? Dovemmo tagliare. Oh, sì, sì, con l'accetta. E tagliamo. Brevità vuol dire forza. Mai dire con due parole quel che puoi dir con una. Che ci vuol far, maestro? Mi son largo di natura. Purtroppo. Mettimi questo in poesia. Due versi, non più di due. Permetteli. E con la rima. Prego. Grazie. È stato per lungo tempo di moda inorridire, mettere in ridicolo i versi e i libretti di Piave, che a noi invece sembrano perfetti. Perfetti per il loro scopo. Offrire un supporto alla musica travolgente di Verdi, ecco, il quale richiedeva sempre... La parola scenica. Parola scenica, come farti capire? Ecco. A volte una parola sola, una sola, illumina, fulminea tutta l'azione, che non deve essere diluita mai con parole inutili. Te capì? Ho capito. Oltre che librettista... No, non librettista, librettaro. Piave, che era un'anima semplice, fu il primo, in ordine di tempo, di quegli amici incondizionatamente devoti, più che amici, schiavi fedeli, gli unici che il tirannico maestro tollerava. Iseboni? Così a Venezia Verdi conobbe Piave. E sempre a Venezia, non sappiamo come, conobbe qualcuno. Qualcuno che poi Verdi, in 2 o 3 lettere a Piave, chiama misteriosamente l'angelo. A noi questa figurina sconosciuta e gentile piace, perché ci fa intravedere un Verdi che è come tutti gli uomini. E non insistiamo a scoprire il segreto. Adesso che ti hai imparato a conoscere bene Venezia, ti devi andare alle isole. Ah, belle. E Murano. A Murano avevamo una villa. Dove c'è la mia casa. Ah. E che c'è ancora la vetreria di mio padre. Sì, volentieri. Vieni, appena ci lasciano un po' di tempo. A Venezia, Verdi rimane 3 mesi lontano da salotti aristocratici e intellettuali. E a Venezia finì di scrivere felicemente l'Ernani. Ernani! Me il dice lo segno che ingaverti quest'anima in mare. Tu, Sernani, il bandito l'indegno turbatore. Il 9 marzo 1844 l'Ernani veniva rappresentato alla Fenice. Bellissima opera, l'Ernani. Ma troppe sono le opere di Verdi, sono 26. E il nostro discorso non può soffermarsi su ciascuna come vorremmo e come dovremmo. Anche l'Ernani fu un grandissimo successo.
un successo che poneva Verdi al primo posto fra i compositori italiani. E di proposito abbiamo detto italiani, poiché tutti gli italiani sentono oggi che Verdi è la prima voce che esprima quel sentimento comune, ancora confuso ma già vivo, di libertà e di unità. Smettetela! Wollt ihr endlich mit dem Lärm aufhören? Wissen Sie, wir sind in Castilla, non in San Marco. Aggiungiamo, ed è fondamentale, che nell'Ernani Verdi per la prima volta studia il personaggio e il suo carattere. Studia l'uomo. Questo accanito studio, che lo porterà a creare figure indimenticabili, passa attraverso 6 o 7 opere scritte nel breve giro di 5 anni. Anni di così duro lavoro che lui li chiamerà anni di galera. Emanuele, te ricopia. Abitava in Milano. In via Monte Napoleone 860. In casa c'era un giovane adesso, venuto da Busseto a studiare. Abitava accanto al maestro che, se voleva, lo chiamava dalla finestra con un fischio. Emanuele Muzio sarà l'unico allievo di Verdi. Era, come Piave, un'anima semplice. Non aveva un grande talento, ma aveva un gran cuore. Nella sua umiltà rappresentava moltissimo per il Verdi profondamente solitario di quegli anni. Rappresentava, nella agitata Milano, un pezzo di Busseto. Era infatti di Zibello, un paesino in riva al grande Po nebbioso di Verdi. Come Verdi, aveva cantato da bambino nelle chiese. Barizzi aveva preso a proteggerlo, lo aveva aiutato, presentato e raccomandato a Verdi. Con lui, Verdi si sfogava a parlare nel suo dialetto. Muzio, saghe che, do diesis, cos'è che ci va qui? Oh! No, a gladag me, maestro. E gli dava lezione, a modo suo, naturalmente. La lezione non dura più di un quarto d'ora, perché il maestro... Questo. Con un'occhiata vede subito se ci sono errori. Molti studenti di musica pagherebbero anche 3 talleri per lezione se il signor maestro Verdi volesse dargliele. Ma egli non le dà a nessuno, all'infuori di un povero diavolo come me. Bene. Il resto va bene. E per oggi basta. Muzio? Sì. E per di più, alcune volte mi dà anche la colazione. Muzio, brioche. Le spese a Milano gliele pagava Barezzi. E i vestiti, come già a Verdi, sempre Barezzi. Beh? Go pena cusche. Il mio signor maestro ha una grandezza d'animo, una generosità, un cuore. Un cuore che per averne 2 bisognerebbe metterci accanto quello di lei, signor Baresi. I 2 cuori più generosi di tutto il mondo. 2-3 volte la settimana Muzio scriveva a Baresi lettere preziose, vivo spiraglio sulla vita di Verdi, e tutte piene di Verdi. Verdi ha detto, Verdi ha fatto. Ecco Verdi. Ecco Verdi, colto dal vivo. No, 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 no e no!
mentre mette in scena una ripresa dei Lombardi. Ma una roba da matto! Santo Dio! Gridate tutti come dei matti! Come dei matti! E ve l'ho già detto un mucchio di volte che non dovete gridare, un mucchio di volte! Ho detto no! È buio, è notte. Lo volete capire sì o no che è notte? Come ve lo devo spiegare? Suoni lei! Allora, è buio e tutti voi siete un coro di briganti, un coro di assassini. Che cosa suona lei che io sto spiegando? Buio, oscurità, mistero! Avete capito? Mistero, buio, oscurità, buio. Su, andiamo, suoni, avanti. Non perigli il nostro senno, di timor viglia qua sale. Egli grida che pare un disperato. Canta, batte tanto i piedi che pare che suoni l'organo con la pedaliera. Adesso speriamo che avete capito tutti! Su, avanti con la prova, dai! Suda tanto che gli cadono le gocce dalla fronte. Però ad una sua occhiata i cori e l'orchestra... No. Pare che siano tocchi da una scintilla elettrica. Col tempo, Verdi prese Muzio a lavorare con sé. Maestro? I violini li raddoppio? Sì, con le viole. Ricordati il corno inglese e scrivi giusto l'ottavino. Scriviamo sullo stesso tavolo e ce ne stiamo insieme tanto bene. In questo periodo, Verdi scrisse quasi senza interruzione 5 opere. I due Foscari, Alzira, Giovanna d'Arco, Attila, i Masnadieri. Continuiamo, se non vi dispiace, a sfogliare ancora un poco queste lettere che Muzio scrive a Barezzi. Vero monumento di ingenuità, di amore, di devozione. Sta schiena, che male. Che male. Caro signor Antonio, sono 2 giorni che il signor maestro è a letto con una doglia reumatica. Adesso lava meglio perché ci faccio continuamente le freghe. Ah, fa male, maestro? Sì, sì, che fa male. In questo periodo di tensione continua e di lavoro forsennato, Verdi si ammala spesso. È permesso, signor maestro? Oh. Verdi era sanissimo, vivrà fino a 87 anni. Erano tutti disturbi di origine nervosa. Il signor maestro ha avuto disturbi intestinali, i quali gli producono una diarrea che non lo lascia quieto un minuto. Non si può immaginare qual pena mi faceva vederlo così, che quasi mi faceva piangere. Muzio? Sì? Non mi dispiace, Muzio. Non è niente, signor maestro. Sono contento che lui le male, che lo posso curare. Oh, mi scusi. Ma non si prenda pena, signor Antonio. Che il signor maestro ha vicino uno che gli vuol bene e gli fa tutti i servizi che non fanno le persone mercenarie. È nata un'amicizia, da maggiore a minore, naturalmente, da maestro ad allievo. Vorremmo quasi dire, dato il duro carattere di Verdi, da superiore a inferiore. Un'amicizia complessa, poiché coinvolge Busseto e Barezzi, ma sincera, e che a modo suo riempie il cuore di Verdi in questi anni di attesa che Giuseppina Strepponi venga a prendere quel posto segnato dal destino per lei. Giuseppina cantava sempre più di rado. La sua voce non reggeva che a poche recite. Ora cantava l'Ernani a Bergamo. E Verdi era venuto a Bergamo con la scusa, era una scusa, di assistere a quell'Ernani. Caffè? Sì, grazie. Cameriere? Del caffè? Sai, sono arrivato proprio stamattina. Ah. Sono incominciate le prove. Domani. La lettera, prima di spedirla, voglio rileggertela. È qui? Sì.
Giovannina Lucca, editrice di musica, Piazza della Scala numero 24, in Milano. Si dirà, ancora una lettera. Sì, le lettere sono i documenti più sicuri e diretti. E questa lettera è importante per stabilire quali fossero allora i rapporti fra Verdi e la Strepponi. Gentilissima amica, incaricata da Verdi riguardo alla lettera inviata a lui in data 10 agosto, posso assicurare che al mio ritorno da Bergamo compirò l'assunta parte di corrispondentessa. Ti piace corrispondentessa? Mi piace la corrispondentessa. Estenderò con lei il regolare contratto. Verdi quindi ha incaricato ancora una volta Giuseppina di preparare per lui un contratto. Va bene così? Va benissimo. E adesso andiamo a visitare il Duomo e la Cappella con Leoni. Che cos'era Giuseppina per Verdi? Diciamo che era, e lo sarà sempre di più, la sua amica nel senso più bello e nobile della parola. Era un sentimento che maturava lentamente, come ogni cosa di Verdi, e che sembrava farsi più profondo proprio in quei lunghi periodi di separazione che intervallavano i loro incontri. Giuseppina va lontano, a Palermo, a cantare con gli ultimi brandelli della sua bella voce ormai distrutta. Verdi va a Busseto. Il momento e le circostanze che gli permetteranno di unirsi a Giuseppina ancora non sono giunti. Busseto. A Busseto non si poteva ignorare questa nuova amicizia con Giuseppina. Verdi era troppo conosciuto, la Strepponi era ancora una cantante e come tale sulla bocca di tutti. Barezzi viveva in una trepidazione continua. Sentiva che la memoria di Margherita, con il tempo, incominciava fatalmente a sbiadire. E adesso quella Strepponi, cosa rappresentava veramente per Verdi? Una volta unitosi definitivamente con lei, ciò che prima o poi doveva accadere, Verdi non avrebbe abbandonato, disertato Busseto per sempre. Ehi, c'è nessuno qui? Bastiano! Buongiorno, signor maestro. Bastiano, dammi una mano per le valigie, vieni. Tiro giù? Sì, sì. Portale dentro che mi fermo. Signor Antonio. Eccomi qua da lei. Lo vedo. Bravo. Bravo, il mio Verdi. No, 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 no. Niente commozione. Signor Antonio. Eccomi qua. Allora, Beh, se mi vuole starò qua per un poco tranquillo a fare un po' di lavoro. Qui starai tranquillissimo. La tua stanza è pronta come sempre. E ci ho fatto anche mettere quel catenaccino che tu mi hai scritto nella tua lettera, così nessuno entra a disturbarti quando scrivi. Stai lì dentro. Lavori solo. Senta, signor Antonio. Sì? Quel podere di cui lei mi aveva scritto lì nei pressi delle roncole. Il pulgaro? Beh, io pensavo, perché no? Sei preso, è un buon affare. Oh, sì, sì, certo. Pensavo casomai di investirci sopra i soldi fatti con le mie opere. Oh, guarda, comprando terra qui a Busseto da noi. Perché no? Ah. Lei mi prepara il contratto con il notaio Balestra. E io me ne sto qui tranquillo a scrivere la mia nuova opera. I due Foscari. Permesso? Ah, è vero che è arrivato. Ma chi? Il maestro, Verdi. Finola. E poi verranno qui anche gli altri. Sono molto bagagli. Hanno già saputo che sei arrivato. Su, vai nella tua stanza. Il cappello. Vieni. Passati qua.
Te lo ricordi, no, dov'è la tua stanza? Papà? Papà? Dov'è? Lei è arrivato? Sì, sì, le arrivi, ma non vuole vedere nessuno. Ma io non sono mica nessuno. Ti azzeppeggio che nessuno, tu sei un rompivale. È per te che ha fatto mettere quel catenaggino alla porta che c'entravi tutti i momenti. Ma io non ho mai... Ma te fai dietro front. Vuoi affari scappare da Bussetto come dalla peste. Te e gli altri. Dov'è? Dov'è andato? E allora cosa fa? Non scende. Lesso nella sostanza. Lestrac. È stanco. Sfido io, si è fatto tutta una tirata da Bergamo. Perché da Bergamo? Ma perché a Bergamo cantava la Strepponi. Si ferma. Sì. Eh? Deve scrivere. I due Foscari? Per il teatro di Roma. Dai, no. I due Foscari. Già, i due Foscari. Cosa? Compera. Eh? Compera qui, a Bussetta. Davvero? No. Compera qui, a Bussetta. Compera il Pulgaro. Il Pulgaro? Che il Pulgaro. Che era proprio un affare. Ma allora... Allora vuol dire che ha pensato di stabilirsi qui, a Busseto. Che bello. Oh, mamma mia. Oh, io non vi ho detto niente, eh? No. Non lasciatemi scappare una parola con nessuno, capito? Per carità. Con nessuno. Con nessuno, Barezzi. Parlarono, chiacchierarono, spettegolarono. E Verdi al solito si arrabbiò. Ma comperò lo stesso. Bene. Oltre al podere Pulgaro... Adesso l'altro contratto. Verdi acquistò nel centro di Busseto una casa, anzi tutto un palazzo, il Palazzo Cavalli. Verdi compera, radicandosi sempre di più in quella terra da cui non sa staccarsi. Allora ha deciso di stabilirsi in Busseto. Speriamo ora che il maestro possiede una così bella dimora che trascorra più tempo in Busseto. Già. Diremo proprio di sì. Se giusto in quei giorni non scrivesse alla contessa Piani in Milano... Cara amica... Sono ancora commosso delle sensazioni profonde ricevute nella mia dolcissima patria. Busseto e Parigi. Che bellezza. Quale eleganza. Certo, Busseto non è Parigi. Ma perché questa cattiveria? Vuol dire che odia Busseto? Sì, odia l'invadenza fastidiosa, l'ammirazione possessiva, aggressiva dei bussetani. La odia. E torna a stare fra di loro. Ho trovato mio padre e mia madre in buona salute. E più felici di me, certamente. Perché più felici di lui? Che cosa gli manca? Non il denaro e nemmeno il successo. Anzi, la fama. Sorge e mira, te sospira, la delira gioventù. La Giovanna d'Arco del famoso maestro Giuseppe Verdi, messa in organo automatico e ambulante. Sorge e mira, te sospira, la delira gioventù. Deve sapere, signor Antonio, che questo è l'organo il più grande che si sia mai fatto in Milano. C'è quasi per intiero la Giovanna d'Arco. Avrete riconosciuto la voce di Muzio, che così scrive a Barezzi. La polizia non permette che giri di sera perché fa uscire troppa gente e le carrozze non possono andare. Ma anche di giorno è lo stesso, perché lo stesso succede anche di giorno. La Giovanna d'Arco del celebre maestro Giuseppe Verdi. Comperate il foglietto dove c'è anche le parole dei cori. Storia dell'eroica giovinetta che ha fatto cacciar via dalla sua patria gli odiati stranieri. C'è il custa che la fa righi? Tu sei bella, tu sei bella, passerella che fa tu. Ehi, voi, lassù in alto, buttate grazie, su signori, qualche saldo per la Giovanna d'Arco. Grazie, giuri, fate largo. Ragazzo, cambia musica e gira la manovella. Adesso viene il coro. Comincio. Gira. Da cielo chi viene, frangendo le catene. Da cielo chi viene, frangendo le catene. Da cielo chi viene, frangendo le catene. Non erano solo le strade ingombrate la ragione per cui gli austriaci proibivano quell'organone, ma le parole del libretto che dicevano: viva l'eroe
laica vergine che l'Anglia debellò. L'Austria, l'Austria, avete capito? L'Austria! L'Anglia, cioè l'Inghilterra, veniva cambiato in Austria. Via! Avanti, avanti, lo stesso! No, eccellenza, se può dopo, di non davanti! Ma no, ma la sema sta, ma potevo morire! La sema sta, la sema sta! Forza, ragazzo! Cambia la manovella, cambia la manovella, ragazzo! Metti la battaglia, metti la battaglia! Avanti! Fatemi passare! Platz machen! Geht zum Teufel! Geht auseinander! Lass mich los! Los, los, los! Levarsi di qui! Via! La musica di Verdi, le opere di Verdi erano diventate il vessillo della protesta degli italiani. Ogni frase, ogni accenno all'Italia erano occasione di manifestazioni violente. Furore, signor Barezzi, l'Attila è andato alle stelle, un fanatismo da far tremare il Vecchio e il Nuovo Testamento. Via Paracar, anda via Paracar, fuori di qui, Italia, fate la guerra e venite a riprendervela questa vostra bella Italia. Certo che ce la prenderemo, ce la prenderemo. Sapete solo gridare, sei dei demagogo, cialtroni. Ma signori, per piacere, lasciate continuare. Ma signori, però adesso lasciate continuare. Così, quando dopo la Fenice di Venezia, per cui era stato scritto, l'Attila venne dato alla Scala di Milano, fu la rivoluzione. Siamo nel 1846. Nel 48 scoppierà la rivoluzione, quella vera. L'intera Europa si solleverà per abbattere gli ultimi baluardi di quel mondo immoto e conservatore di cui l'Austria e gli austriaci erano quasi il simbolo. Questa volta Verdi è entrato lui, di suo e a modo suo, nel tema patriottico. Dal tempo dei Lombardi 3 anni sono passati. Quelle idee di allora sono maturate in lui. Nell'Attila tutto è vivo, ciò che è bello e ciò che è meno bello. Ciò che alcuni definiscono volgare e noi invece diciamo popolare, plebeo se volete. Ma erano arie che dovevano imprimersi nell'orecchio e soprattutto nel cuore degli spettatori. L'Attila ancora oggi è tutto vivo. Come spesso in Verdi, non manca l'elemento religioso e, curiosamente, quello descrittivo. Ecco l'orchestra che descrive il sorgere del sole sulla laguna veneta. L'effetto del sole che sorge richiedeva per l'epoca un certo meccanismo complicato.
luci. Su le luci con la musica. Carrelli avanti. Ricordiamoci che tutta l'illuminazione allora era fatta con le lampade ad olio. Signor Baresti, è incominciata la luce a gas qui a Milano, la quale rende una luce così chiara che pare giorno. Te visto nel gas? Certo che lei è una gran bella cosa. Ma hanno detto che a Parigi c'è già da 3 anni. La gioventù è in collera perché non può fare più le sue passeggiate misteriose senza essere vista. Giulio Carcano, buon letterato, assiduo frequentatore del salotto Maffei, stava traducendo l'opera completa di Shakespeare. Caro Verdi, siamo in pieno progresso. Ah, il gas. Fra le opere di Shakespeare è una delle più concise. È violente. Forse. Non è stato facile tradurla. Mi preoccupa la parte fantastica. E il Carcano, che lo consigliava, e l'approfondita conoscenza di Shakespeare, spinsero Verdi a musicare il Macbeth. Caro Piave, eccoti qui accluso lo schema del Macbeth. Il libretto glielo scriverà ancora una volta Piave. E Verdi vi collabora con un'assiduità e una volontà di perfezione che non aveva mai avuto finora. Questa tragedia è una delle più grandi creazioni umane. Ma cosa ti ha fatto, brutta putea, cattiva? Pazienza. Ho letto la prima scena, come sei prolisso. Le stesse cose si possono dire con metà parole. Leva tutti quei versacci che ti ho indicato nell'altra mia lettera. Tutti quei versacci. Mi raccomando che i versi siano brevi. Già. Tutto deve dire qualcosa. Bisogna adoperare un linguaggio sublime. Oh, strega. Sublime. Ad eccezione dei cori delle streghe. Quelli devono essere triviali, ma stravaganti e originali. Li farò scrivere a mia moglie. In questa tragedia di orrori e tradimenti, la vera protagonista per Verdi è Lady Macbeth. È il personaggio che studia maggiormente. No, la Tadolini ha una troppo bella voce per fare questa parte. Ti parrà assurdo, ma non lo è. Io vorrei in Lady Macbeth una voce aspra, soffocata, cupa. Ecco come Verdi adesso è soprattutto rivolto a definire i suoi personaggi. Non trascurarmi questo Macbeth, te ne prego inginocchiato. Brevità e sublimità. Ostrega. Altrettanto meticoloso. Signora Barbieri, facciamo questa prova? Verdi era stato per la messa in scena e soprattutto per l'esecuzione. Ma andiamo in scena tra un'ora. Appunto, in un'ora c'è tutto il tempo. Andiamo nella saletta vicino al foyer. Baresi? Sì, maestro. Sempre il duetto. Come? Ancora una volta il duetto? Sì, a un'ora dalla recita, ma siamo in costume, maestro. E allora? E poi noi lo abbiamo provato almeno 150 volte. 150 volte. Non direi così fra mezz'ora, perché saranno 151. In seguito alle pessime esecuzioni dell'Attila alla Scala, Verdi aveva giurato di non mettere più piede in quel teatro. Andiamo. E per il Macbeth aveva scelto la Pergola di Firenze. In questa scena, Macbeth, che ha appena... Proviamo. Che ha appena ucciso... Il pugnale. Hai dimenticato il pugnale. Sì, maestro. Devo tornare a prenderlo. No, perdiamo tempo. Prendi questo, va. Ecco. Macbeth, che ha appena ucciso nel sonno il suo re, è pieno di terrore e angoscia per il delitto compiuto. La perfida moglie cerca di dargli coraggio. Fatal mia donna, un murmure com'io non intendesti. Nel gufo di lo stridere, te ste che mai dicesti. Io? Dianzi, o te ti parvemi? Mentre io scendea. Sì. Di
nella stanza attigua? Chi dorme? Il re Galfiglio! Ho visto orribile! Storna da questo Lucilio! Ho visto orribile! Nel sonno udì che oravano i cortigiani ed io, sempre mi assista e dissero, a mentir voglio anch'io, ma la parola indocile ce l'ho sui labbri miei. Follie! Perché ripetere? Follie! Quell'ame non potei. Follie, che spendono perché? A Firenze era venuto anche Barezzi, invitato personalmente da Verdi e suo ospite. Devo leggere? Certamente. Carissimo suocero, da molto tempo era nei miei pensieri di intitolare un'opera a lei che mi è stato padre, benefattore e amico. Era un dovere. Macbeth. No, Macbeth, no. Ma. Legga. Ora eccole questo Macbeth che io amo a preferenza delle altre mie opere. Il cuore lo offre, lo accetti il cuore e sia testimonianza eterna della gratitudine e dell'affetto che le porto. No, figliolo, ma tu non devi darmi niente. Ma signor Antonio. Perché vedi, tu per me, e poi è passato tanto tempo, e per quei 4 soldi, no. Tu per me, poterti chiamare figliolo, ma è già anche troppo. Buonasera, siamo qui. Ma cosa fate qui all'oscuro, papà? Ora caghi la comodità del gas? Eh già, c'è il gas. Certo, a Glena gran bella cosa sto gas, non vi pare? Ah, sentite, vi devo far vedere. Verdi. Eh? Verdi, il Macbeth l'ha dedicato a me. No, davvero? Venite. Carissimo suocero, da molto tempo era nei miei pensieri di intitolare un'opera a lei che mi è stato padre e benefattore e amico. Era un dovere. Ora eccole questo Macbeth che io amo, a preferenza delle altre mie opere. Mademoiselle, la voix, il faut la impostare d'une autre façon. Et la respiration, il faut la prendre par ici, par la poitrine. Capito? Compris? Giuseppina era a Parigi. Il giornale La France Musicale del 15 novembre 1846 riportava: La celebre Strepponi si è decisa a iniziare in casa sua dei corsi di canto per signore. Povera Giuseppina, la sua voce era perduta per sempre e doveva vivere, guadagnare per sé, per la sua famiglia, per i figli. Parigi in quegli anni era la capitale d'Europa. Alla celebre Strepponi le lezioni non sarebbero mancate. Cara, mi passa quella musica per cortesia? Ecco. E adesso. Ma questa. Gli altri vocalizzi. Siete voi nel ruolo di Abigail nel Nabucco? Nabucco a Parigi è stato un successo straordinario, un successo incredibile. Sì, sono io. È vero che lei lo ha cantato per prima? Sì, ma vogliamo continuare? Il successo del Nabucco a Parigi allora era stato tale che il Teatro di Londra aveva chiesto a Verdi di scrivere un'opera apposta per Londra. Verdi non solo aveva accettato,
aveva anche accettato di recarsi a Londra per dirigerla. E per andare a Londra bisognava passare per Parigi. Madame, cosa c'è? Che mi scusi, madame. Oh. Buongiorno. Maestro. Posso entrare? Oh, prego, maestro, che sa la signora? Adesso l'emissione è meglio. Sta facendo lezione, vero? Sì, ma quando la signora lo saprà? No. Aspetterò qui. Viene da Milano? Sì. E va a Londra? Sì. Bene per oggi. Allora l'aspetto domani. Grazie. Maestro, la lezione è finita. Vuole che avverta subito la signora? No. Quasi sicuramente questo incontro a Parigi era stato predisposto da tempo. A Venezia, durante le prove dell'Attila, Verdi aveva appreso persino lezioni di francese. E in quella dedica del Macbeth a Barezzi, proprio alla vigilia di quell'incontro, non c'era anche la sottile volontà di guadagnarsi l'indulgenza di lui, del padre di Margherita? A domani. A demain. Non si disturbi, signora Strepponi. Grazie. Prego, mademoiselle. Ma è Verdi. Proprio lui, Verdi. Mais oui, c'est lui. Buongiorno, mademoiselle. Au revoir. Bonjour, monsieur. Au revoir. Maestro, Annina? Ma cosa fa lì? Chi c'è ancora, Annina? C'è qualcuno? Sì, signora. Chi è? Fallo passare. Via, su, via. Su. Non mi hai sentito? Chi è? Avanti. Oh. Sono io. Sono qui. Oh, mio Dio. Sono io. Ecco. Oh. Non sei contenta? Oh, mio Dio! Sa che? Giuseppe, cosa fai? La saletta piazza, su, su, andiamo. Non fare così, Giuseppina. Così. No. Sono proprio stupida. C'è che questa volta, e Giuseppina con il suo istinto di donna innamorata lo ha capito, c'è che questa volta, e davvero, è per sempre. Non ci saranno più separazioni né addii. Grazie, proprio una sciocchina, sai. Verdi andò a Londra, dove si rappresentavano i masnadieri. Al ritorno, sulla via del ritorno, passò naturalmente per Parigi. E a Parigi vi si fermò. Vi si fermò abitando per la prima volta insieme e in casa di Giuseppina Strepponi. Questo particolare veramente importante ci è confermato da una lettera che Giuseppina, ripigliando l'ormai abituale ruolo di corrispondentessa, scrive per Verdi, in francese, lingua che Verdi conosce poco. Sa scrivere la lettera all'opera per te. Verdi aveva accettato di allestire una nuova edizione dei Lombardi, in francese, per l'opera di Parigi. Quasi sicuramente è stata Giuseppina a indurlo ad accettare questo impegno, per trattenerlo accanto a sé, a Parigi. Cosa devo mettere come tuo indirizzo Parigi? Questo qua. 13 bis, Rue de la Victoire. Il mio? Il tuo e anche il mio. Per Giuseppina e per Verdi, Parigi voleva dire l'anonima libertà di una città grande. Verdi scrive a un'amica. Mi piace Parigi, perché in mezzo a tanto frastuono mi par d'essere in un deserto. Nessuno si occupa di me, nessuno mi segna dito per strada. Gerusalemme, che Verdi ha scritto per Parigi,
è stato dato all'opera con successo mediocre. Era solo una frettolosa riduzione in francese dei Lombardi. Da allora sono trascorsi 6 mesi e Verdi è sempre a Parigi. Natale, Capodanno, sempre Parigi. Gelosamente Giuseppina lo tiene vicino a sé. Giuseppina? Ho scritto a Barezzi, sai. Barezzi vuol dire l'Italia, Busseto. Verdi ha nostalgia di Busseto. Possibile. Gli ho scritto, perché non viene a trovarci qui a Parigi? Ha detto che verrà. Che cos'è? Ma Hernani, atto quarto, scena prima. Il ballo in casa di Don Giovanni d'Aragona a Saragozza. Bravo. Giuseppina era raggiante. Questa era la conferma ufficiale agli occhi di Barezzi della sua relazione con Verdi. Lei e Verdi abitavano insieme, nella stessa casa. E questo? Il levar del sole, sia lode al creator. Bravo. E questo? Di questo incontro ci è rimasto solo una lettera di ringraziamento che Barezzi scrisse quando tornò a Busseto. Ma possiamo scommettere che tutte le arti che Giuseppina possedeva, ed erano molte, per conquistare un uomo, tutte queste arti le mise in gioco per conquistare Barezzi. Hernani, involami dall'Hernani, no? Bravissimo! Attenzione, signor Antonio. E questo cos'è? Tu sei bella, tu sei bella, pazzerella che vuoi tu. Ma è la Giovanna d'Arco, il coro dei diavoli. E Barezzi? Barezzi, ormai rassegnato al nuovo legame di Verdi, si lasciò conquistare. Ma con l'astuzia del provinciale, giocò a sua volta le proprie carte con Verdi per riportare Verdi a Busseto. Accendi. In queste stanze d'albergo, sai, ho preferito chiudere le carte nel diretto. Ti ho portato tutto. La tenuta è a Sant'Agata. Ah, bene. A 2 passi da Busseto. Guarda. Ecco la mappa. Guarda. I terreni sono bellissimi. Proprietà Merlin. Vendono tutto. Immediatamente. 70.000 lire. Oh, Madonna. Ma questa è una pazzia. No, ma sono 350 biolche, sai. 350 biolche? 350 biolche di Parma. Ma è mezza provincia. Ma no, 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 guarda. Erano 105 guarda. Ettari. È una gran bella tenuta. Ecco, vedi. C'è vigna, grano, bestiame. C'è il fiume Ongina dal quale puoi prendere tutta l'acqua che ti serve. E poi cantine e botti. 6 cascine. Barezzi, che lo conosceva bene, guarda, risvegliava in Verdi l'antico istinto del contadino. 3, 4, 5... E 6. Beh, questo vuol dire di mettere proprio radici in Busseto, allora. Perché? Puoi sempre rivendere tutto? No, signor Antonio, no. Chi è nato come me sulla terra non la vende la terra, ma la compra. Va bene. Senta, signor Antonio, facciamo così. Mi lasci un po' questa roba, eh? Così io ci penso su. Ho ancora da finire sto dannato corsaro e poi sono anche stanco. Mi ci lasci pensare e quando verrò a Busseto... Sì, ma tu quando ritorni a Busseto?
Verrò, verrò. Ma sì, verrò. E forse anche molto presto. Grazie ancora della premura e il da fare che si dà per me, come ha sempre fatto. Oh! Sir Antonio, è meglio che tenga tutto lei. E non ne parli con la signora Giuseppina. Certo, come vuoi tu. E quando sarà il momento, verrò io a Busseto. D'accordo. Buonanotte. Buonanotte. Beh, grazie. Buon viaggio, signor Antonio. Si scrive, mi raccomando, eh. Arrivederci. Buon viaggio. Barezzi partì, convinto che malgrado tante promesse, Dio sa quando Verdi sarebbe tornato a Busseto, se mai vi sarebbe tornato. Arrivederci. E veramente Dio sa quando Verdi sarebbe tornato in Italia, se... Sì, spara. Ma cosa succede? Non lo so. Chiudi, chiudi, chiudi. Vieni dentro. No, aspetta, gridano. Fuori, gridano. Erano cominciati a Parigi quei moti del 48 che dovevano portare la Repubblica in Francia e la rivoluzione in quasi tutti gli altri stati d'Europa. Chiudi, ti prego, attento. Non è possibile riassumere in poche parole le cause e le ragioni dei moti del 48. Ma due parole dobbiamo pur spenderle, perché l'epoca in cui un uomo vive fa parte della vita dell'uomo stesso. Da 30 più anni, lo stato politico dell'Europa, dominata dal blocco conservatore dell'Austria, è ancora quello sancito nel 1814, alla caduta di Napoleone. Questo mentre l'industria e il grande capitalismo si espandono, le ferrovie uniscono i popoli. Oh, signor Madonna! L'Europa era a una svolta. E non era più possibile respingerla verso il passato. Da Parigi la rivoluzione dilagò in tutta Europa. In Italia, Milano fu la prima a prendere fuoco, con Venezia. Ma mentre a Venezia le truppe austriache erano scarse, a Milano c'era una guarnigione di 14.000 uomini. E le forze nella Lombardia erano di oltre 70.000. Los, los, runter! Beeilt euch, links! Die schießen von der anderen Seite! Feuer auf die Straße! Runter, ihr da! Die Balustrade! Ihr drei mit mir zur Kuppel! Hier rüber! Mit mir! Feuer! Vorwärts, hier! An der Seite! Um die Barrikade rum! Dein! Damit nicht! Raus aus dem Feuer, in die Ecke! Forza, tu sai, questi ciò! Grato e all'interno! Fadasi! Fadasi e Gumal! Ten coraggio! Lancia mai una gamba. Johnny sul materasso. Vai, vai! Occorre piombo!
Seghè. Dove vai? A prendere piombi. Bende per i feriti. Sì. Vai. Queste lenzuola vengono da casa Crespi. Ah. Ci sono novità? No. Sto proprio andando all'ospedale per vedere com'è la situazione. Mi raccomando, signora, se ha bisogno di qualche cosa, chieda pure la cameriera. Ah, bravo. Attenzione, non schiacciate le lenzuola. Sì, Giovanna. Grazie. Ecco qua, grazie. Angela, mi raccomando, sorvegli lei, certo, e provvede che tutto vada bene. Io faccio adesso un salto all'ospedale. Ah, ricordatevi che se avete bisogno di qualche cosa dovete chiedere. Ci vogliono ancora vende, San Babile all'ospedale. Va bene. Signora Contessa, queste lenzuola qui le mandano dai Castiglioni. C'è qui delle altre lenzuola dai Castiglioni. Vada, vada. Dall'altra parte i nostri salgono sul uomo! Sparate per guidare gli austriaci! Dopo 5 giornate di lotta, all'alba del 23 marzo 1848, Milano era libera. Venezia, dove il popolo si era ribellato assalendo l'arsenale, da 6 giorni lo era. E queste notizie avevano avuto il potere di strappare allora, Verdi da Parigi. Allora, la palotta o la macia pacchè? Oh, solo distressi, non le mia niente. Sono mica sicuro, per tutto il fumo che c'era e la gran confusione, ma a noccia pa tre, quata! Proprio in quei giorni Verdi scriveva: se tu mi vedessi ora non mi riconosceresti. Io sono ebro di gioia. Immagina che a Milano non vi sono più tedeschi. A chi scrive così Verdi? A Piave, a Venezia, e continua: figurati se io volevo restare a Parigi sentendo una rivoluzione a Milano. Sono di là partito immediatamente. Ma io non ho potuto vedere che i resti di queste stupende barricate. In città, a Gerat, più di 1600 barricate. Sì. Mobili buttati giù, sedie. A Gerat anche sì un seggiolone di comodo col buco. Bagai. Onore a tutta l'Italia, che in questo momento è veramente grande. L'ora è suonata della liberazione. È il popolo che la vuole. E quando il popolo vuole, non trovi potere assoluto che ne possa resistere. Forse ancora pochi mesi e l'Italia sarà una libera repubblicana. Cosa dovrebbe essere? Tu mi parli di musica. Tu credi che io voglia occuparmi di note, di suoni. Non c'è, né ci deve essere che una musica grata alle orecchie degli italiani del 1848. Boom! La musica del cannone! Io non scriverei una nota per tutto l'oro del mondo. Nemmeno una nota, ha scritto a Piave. E invece è pieno di progetti, tutti infiammati, tutti patriottici. Un Cola di Rienzo, una Congiura dei Fieschi, i Vespri siciliani, una Virginia, ma soprattutto la battaglia di Legnano. La battaglia di Legnano. Il Carroccio, l'imperatore tedesco Federico Barbarossa sconfitto e scacciato dall'Italia. La battaglia di Legnano segnò l'ora di riscossa che l'odiato Barbarossa dall'Italia si cacciò. Italia, italiani, Lombardia, questo è il suo paese dove deve stare a lavorare e vivere. L'Italia. Non la Francia, non Parigi. Le case di Sant'Agata fino al torrente Ongina e il villaggio di Vidalenzo. Insomma, in tutto 350 biolche. Biolche di Parma? Sì, maestro. In quei pochi giorni che trascorse in Italia, Verdi si recò a Busseto ed acquistò la grande tenuta di Sant'Agata. Se vuol firmare, maestro. Che era appunto vicino a Busseto. È pronto? E cominciamo a stampare. Ho portato le bozze per quel trafilè. Bene. Adagio, stenda bene il foglio. Adesso vada. Sì, maestro. Anche Mazzini, pieno di speranze, era venuto a Milano in quei giorni.
Ah, vediamo. Mi corregga qui notizia, non notizie. Maestro. Mazzini era repubblicano. Il salotto... Sono contento di vederla. Il salotto di Clara Maffei, anch'esso repubblicano, venerava Mazzini. Portatemi dell'altra carta per cortesia, stampiamo. Allora, lo scriverà? Certo, certo. Solo lei può scrivere un inno veramente popolare. Sono versi di Mameli. Ah. Suona la tromba, ondeggiano le insegne gialle e nere. Fuoco per Dio sui barbari, sulle vendute schiere. Suona la tromba. Verdi è tornato a Parigi da qualche giorno e le notizie che giungono dall'Italia, poche e incerte, sono sempre più cattive. Con le 5 giornate, i milanesi erano riusciti a cacciare gli austriaci da Milano. Ben altra cosa era cacciare dalla Lombardia e dal Veneto l'Austria con il suo esercito. Fuoco per Dio! Un esercito si combatte solo con un altro esercito. Per forza bisognò chiamare in aiuto il Piemonte, unico stato italiano a possederne uno. La guerra che ne era sorta procedeva male. Molto male. Verdi. Prego. Grazie. Oh, Carcano, che sorpresa. Ma come mai a Parigi, Vieni, vieni, vieni. Grazie. Prego. Siediti, siediti. Allora, che notizia dall'Italia? L'altro ieri, ricordi, mi scrisse che gli austriaci... Hanno assalito i nostri e i piemontesi alle spalle. Un disastro, eh? Quasi. Oh. Tu che cosa ci fai qui a Parigi? Il governo provvisorio di Lombardia ci ha mandato Ferreri, Gonzaga e me a tentare di chiedere aiuto alla Francia. È un appello al presidente, Luigi Napoleone Bonaparte, di fare in modo che salvi Milano. Vogliamo che lo firmi anche tu, che in Francia sei così conosciuto. Ma certo, certo. Dammi la penna, Giuseppina. E dove sono arrivati gli austriaci? Sono alle porte di Milano. Invece erano già rientrati in Milano. Clara Maffei e Muzio e moltissimi altri patrioti, popolani e nobili, avevano preso in massa la via dell'esilio. Milano era vuota e invasa. Lo sforzo degli italiani per diventare nazione era amaramente fallito. Gli austriaci ripigliavano in mano la Lombardia e questa volta, più che mai, con un pugno di ferro. Si iniziava un lungo, doloroso periodo di attesa che durerà 10 anni. Un'attesa nella quale verrà ricostruita, pazientemente, la liberazione. Ma il primo grande slancio popolare di libertà, di cui Verdi era stato la voce, con prepotenza, spesso con arroganza, con volgarità, se vogliamo, ma nel senso che esprimeva i sentimenti del volgo, è finito. Le nuove armi saranno quelle lunghe e caute del lavorio diplomatico, della politica, delle alleanze. E anche la voce di Verdi cambierà, diventando meno guerriera e più umanamente pensosa. Protagonisti non saranno più i cori di popolo, ma gli uomini.